Ma io dico soltanto quello che ho già detto nell'introduzione al libro, cioè che davvero non ho mai pensato di scrivere libri. Anzi, devo confessare che mi è sempre sembrato che i preti scrivessero troppo, comparissero troppo in televisione. Non è la mia intenzione, semplicemente mi sembrava giusto, come continuo a fare, avere alcuni appunti che Marco poi mi ha capito in qualche modo, avere degli appunti per cercare di raccontare la passione, il gusto con cui abitualmente io affronto la Sacra Scrittura quando devo preparare la cosiddetta predica per la domenica, perché per me non è mai una questione, come dire, un lavoro da fare, ma è una sfida tutte le settimane, una sfida alla mia vita, una sfida alle domande porto dietro, no? Come immagino che coloro che mi stanno davanti abbiano. Io parto sempre dalla considerazione che le persone che stanno davanti a me desiderano capire la loro vita, desiderano poter rispondere al desiderio del loro cuore, non nel senso sentimentale, romantico del termine, ma il cuore, così come ne parla la Bibbia, cioè quell'insieme di ragione e di affezione, no? Perché non si può conoscere se non ciò verso cui si vive e si prova un attaccamento, un'affezione, un amore, no? Una conoscenza affettiva. Ecco, siccome io affronto le cose così, mi sembrava semplicemente di poter raccontare non tanto una teoria o una esegesi dei testi, quanto piuttosto dire: io sto davanti a questi brani che la liturgia mi propone con la mia vita, proviamo a starci insieme. E direi che questo ha pagato in qualche modo, perché spesso e volentieri mi capitano persone in sacrestia che mi dicono: oggi lei mi ha aiutato, mi ha fatto capire una cosa a cui non avevo pensato. Racconto soltanto l'ultima di questa mattina. Io non so pregare molto in ginocchio, quando dico il breviario, un po' come Don Abbondio passeggio per la chiesa. Ma stamattina, mentre le persone si preparavano per la preghiera delle lodi mattutine, che normalmente in San Paolo precede la messa delle nove, e mi si è avvicinata una signora che viene tutte le mattine e mi ha detto: io voglio ringraziarla perché lei il giorno di Pentecoste, cioè domenica scorsa, mi ha ringiovanito per quello che ci ha detto e per come ha detto messa. Ecco, io credo, non credo di essere né avuto una visione, niente. Cioè, ci sono io rifiuto lo spettacolino, ma non perché gli altri facciano lo spettacolino, perché mi rendo conto che è possibile, cioè parlare per gli altri, celebrare per gli altri, dire le cose per gli altri, per fare una figura o qualcosa di questo genere. A me questo non basterebbe per me. Perciò il lavoro che faccio è esattamente questo.
c'è un criterio che forse chiarisce il titolo, non come un discorso, appunto, cioè non è il tentativo di presentare un discorso di fatto, perché probabilmente non ne sarei capace, ma come un'esperienza. Perché quello che ha decisamente dato una svolta alla mia vita è stato l'incontro, appunto, con una esperienza del dissenso. La dottrina, per così dire, in qualche modo, da laico a profano, profano nel senso che non era ancora chiaro, in qualche modo la sapevo. Ho fatto quantomeno il catechismo, la frequentazione, così, no? Ma quello che mi ha stupito e che mi ha messo in moto nella mia vita è stata l'esperienza che vedevo, che ho incontrato in alcune persone da cui ho capito che del cristianesimo si poteva non solo parlare, ma vivere. Perciò non un discorso, ma come un'esperienza, ecco quello che tento quotidianamente, dico quotidianamente perché da quando sono a San Paolo io non ho tralasciato un solo giorno, anche feriale, di dire qualcosa. Significa un minuto in settimana, e normalmente non vado mai oltre i 7-8 minuti di sabato e la domenica, perché non è necessario dire tante cose. Io penso che in una giornata le cose nuove che uno impara nella sua vita quotidiana, di rapporto con papà e mamma, di rapporto con la donna, con l'uomo, con i colleghi di lavoro, non siano tante, no? Quando uno impara una cosa nuova, so che in un giorno ce ne sarebbe già abbastanza, dico, poi se sono due in un giorno non guasta. Comunque, il mio punto di partenza è sempre l'esperienza, cioè mi paragono con quello che leggo, con le circostanze anche esterne, cioè per cercare di capire cosa significa, cioè che cosa muove nella mia vita quelle parole, che come muovono me e come possono muovere i miei amici e come io con loro, visto che sono il loro parlo, posso camminare, non soltanto insegnare, c'è anche questo aspetto di docenza, no? Di magistero e un prete, ma io credo che innanzitutto il prete sia uno che, avendo lui ricevuto una compagnia nella sua vita, cerca di riproporla agli altri. Ecco, non entro in merito alle cose che ci sono state, io ho semplicemente riordinato i testi che avevo, ho cercato di dare un titolo più o meno ad ogni media, semplicemente per aiutare e semplificare. Non so, lascio a Rodolfo eventualmente, è lui che doveva presentare. Io sono in un bel imbarazzo perché tirare le conclusioni di questa strana girandola, di questa specie di, non so se dire se mago, incantatore, prestigiatore, ma lo dico evidentemente in senso assolutamente positivo e buono, cioè che Nattrusso è riuscito a costruire oggi questo evento, perché però la prima impressione è questa. Abbiamo sentito le cose più disparate, insetti disparati, perché dal matematico all'amministrazione di una città e della Repubblica, alla pedagogia, all'esperienza di un parroco di città, non di campagna ma di città, ad altre problematiche oppure ai parroci invece del XVI secolo. Interessante questo, abbiamo iniziato con i parroci del XVI secolo, quando si era costretti ad essere cristiani, e siamo passati
a un parroco del ventunesimo, ma ce ne siamo a dire ventunesimo secolo, quando per essere cristiani bisogna fare una scelta, si bisogna passare attraverso, anche se si è avuto magari dall'infanzia, si è stati battezzati, si è stati cresciuti, però bisogna a questo punto fare una decisione. C'è un momento di crisi, nel senso positivo del termine, inevitabile. Ecco, quindi interessante, volevo dire questo, però l'esperienza è molto strana, perché c'è come l'impressione di un qualcosa che non si riesce a definire, giustamente non si riesce a definire, questo è forse anche un problema di ordine logico, matematico, non lo so, che emerge da tutto questo, cioè capiamo che l'uomo è uno, che l'umanità è una, che nel frammento, ecco, è utile per esempio affrontare i problemi, dicevo prima, della partecipazione, che è un problema generale, ma magari ma sul particolare, perché lì, no? Perché è nel frammento che si trova sempre il tutto. Una famosa frase motto di questo grande teologo che fu definito l'uomo più colto d'Europa, Hans Urs von Balthasar, il quale scrisse un libretto dicendo appunto il tutto nel frammento. E poi appunto questo, siamo passati appunto da un parroco, dai parroci del XVI secolo a un parroco del XXI secolo, passando ecco, attraverso questo problema dell'educazione, e c'entra il problema dell'educazione, abbiamo visto con per esempio il problema della partecipazione politica, è un problema anche educativo, il problema di una diversa concezione del tempo che è emerso nella relazione sull'educazione e poi nella politica. È vero che oggi un grosso problema è che non si pensa più nei tempi lunghi, non si pensa più alle generazioni future, si fa fatica a pensare al domani e si caricano le generazioni future di problemi che non siamo in grado, non vogliamo o nemmeno pensiamo di dover risolvere noi. Quindi è una grossa e drammatica la questione, e questo effettivamente è. Poi mi spiace che Grillo, questo Grillo non sia più, ma ha fatto alcune osservazioni che secondo me mi sembrano fondamentali. Questa tre modi di intendere la libertà, di cui l'uno in un certo senso ci libera dall'altro, era molto, molto interessante questa nozione, ma questo terzo tipo di libertà, terza concezione della libertà, e lui ha fatto degli esempi molto calzanti, la donna che balla, gli uomini che cantano, il canto, cantare non c'entra con la libertà, anche gli schiavi cantavano. Questo vuol dire che c'è libertà laddove, dal punto di vista della libertà numero uno, non ce n'è, sembrerebbe totalmente negata, è possibile ancora la libertà. Ricordo quel film famoso Le ali della libertà, quella musica di Mozart che per un istante, no, apre, perché? Ma cos'è questo terzo livello di libertà? Mi viene da dire che coincide col desiderio, è il livello del desiderio, laddove. E allora stiamo attenti che oggi il grande pericolo, la grande schiavitù, non sia a livello 1 e 2, libertà come spezzare le catene, oppure libertà come libertà di scelta, ma sia un tipo di catene messe al nostro desiderio. Le catene al desiderio, questo è credo sia il pericolo più micidiale che sta correndo dalla società di oggi. E allora a questo punto, quindi mi sembra che su tutte, se io sto legando dei fili, non sto facendo, e poi concludo subito per carità, volevo dire una cosa riguardo alla lettura che ho fatto del libro di Don Camillo. Beh, con quel nome del genere non poteva non avere un esito letterario, però è interessante, io lo raccomando perché è interessante, è anche una cosa, anche una lezione politica per questa, intanto c'è dentro, riprenderete tutti questi temi. Perché Don Camillo è l'esempio di un sacerdote che è veramente tale, cioè secondo me che ha superato una certa crisi, loro leggono un pezzo che combattono sulla crisi del clero nell'immediato post-concilio, nel post-concilio, c'è stato un momento di smarrimento con tutte le possibilità che il concilio ha portato, però c'è stato anche questo momento di smarrimento. Allora, e mi sembra che venga fuori un'immagine, un'idea, un'immagine molto, molto importante, cioè prete, ci vuole un prete perché ci sia un popolo,
sono un sacerdote, però che sappia essere sacerdote, che sia sacerdote fino in fondo, perché ci siano dei laici. Laici vuol dire popolo, i laici vuol dire popolo. Tra l'altro questo apre delle riflessioni sul problema della laicità. Ricordiamoci che la parola laico ha un'origine cristiana e ha senso solo nell'ambito della tradizione cristiana. Credo sia difficile tradurre questa parola in altre lingue e di altre culture. Lo diceva che non c'è il termine. Non c'è il termine. La parola laico non c'è questo termine. Cosa vuol dire? Quindi attenzione, la domanda è questa. Sarà possibile una laicità laddove la Chiesa si è messa a tacere? Una Chiesa, evidentemente, ovviamente, che sia a sua volta purificata dalle tentazioni del clericalismo, perché questo è sempre presente. È un tema molto interessante, ma dicevo a proposito di appunto di queste omelie di Don Camillo, mi viene in mente come appunto in fondo ci vuole un prete perché nasca un popolo. Un prete è un uomo, è tutto un uomo, è un uomo che non deve costruire nulla, ecco, non deve costruire nulla, perché siamo attenti a un certo attivismo e anche un certo sociologismo, attenzione, a cui possono ricadere oggi i preti, perché uscire da una crisi di identità ha un senso come anche di frustrazione a volte, di impotenza di fronte al mondo, mi sembra fuggire dalle chiese, allora rispondere con un semplice, pure semplice attivismo sociale. Questo è pericoloso, perché è una forma di clericalismo in fondo, è ancora un clericalismo. E cosa vuole il popolo invece? I laici cosa vogliono? Vogliono una persona che sia persona, che sia uomo, che lui stesso faccia, sia evidente che si fa costruire, che si fa costruire la propria persona, la cui persona è costruita da qualcos'altro, da un mistero che gli è incontrato, e che perciò permette agli altri di costruire la loro persona. Un parroco, un prete deve costruire, non deve fondare intanto opere, ma fondare persone. Fondare persone, cioè anche quindi, la persona non è, è un fatto relazionale, ce l'ha ricordato, tante relazioni ce l'ha ricordato, quindi fondare il popolo della sua cellula germinale, come comunità vissuta, come che mette in comune un bene che sono il pane, per usare la sua espressione, e il destino. Pane e destino sono i beni fondamentali che messi in comune creano un popolo. A me sembrava questo il messaggio di Don Camillo. Io voglio solo concludere dicendo che a che titolo sono qui? Anch'io lo stentavo a capirlo, però adesso l'ho capito un po' bene. Sapete, io lavoro per la Fondazione William Condon, un pittore americano, forse lo voglio conoscere. Ma voi dovete sapere che questo pittore americano ha passato molti anni venendo per a San Martino di Stella, è proprio qui nel Savonese, e qui a questi luoghi ha dedicato anche alcune opere sue molto importantissime e bellissime. Quindi anche questo, sono qui anche nel segno di questa esperienza che io ho vissuto, che ho studiato, che ho cercato di promuovere, e che è un'esperienza di bellezza. Sulla bellezza in fondo anche questo spotorno ha terminato inevitabilmente su questa parola, e sono d'accordo che nella matematica io completamente incompetente, asta, totale, molto più di nata, però riconosco questo fascino della matematica come questa libertà che è della bellezza. Grazie.